Denaro e cultura, un binomio impossibile? La logica direbbe tutt'altro, soprattutto in un paese ricco dal punto di vista storico e artistico come l'Italia. Per questo all'interno delle Messedaglia Lectures, ciclo di incontri dell'Università di Verona, si è deciso di analizzare proprio questo tema attraverso tre appuntamenti. La cultura è la ricchezza, la risorsa numero uno dell'Italia. L'Italia non ha miniere di ferro, non ha giacimenti di petrolio. L'Italia ha una ricchezza inestimabile in termini di cultura, sia da un punto di vista materiale, cioè beni culturali, artistici, sia da un punto di vista umano. Direi che il problema numero uno del nostro paese è quello appunto di valorizzare, di potenziare, di far fruttare il patrimonio culturale in senso lato che abbiamo. In ambito storico-artistico, un esempio virtuoso è sicuramente il Museo Egizio di Torino, una realtà d'eccellenza consolidata nel panorama museale italiano. L'anno scorso abbiamo avuto un avanzo di bilancio di 810.000 euro, che era l'anno dell'apertura del museo, quest'anno di 764.000 euro, quindi il museo non solo riesce a finanziarsi con i propri introiti, ma anche a creare del buffer, delle zone di sicurezza che gli permettono poi di sopravvivere. Quindi siamo una realtà, però mi rendo conto, fortunata, il secondo museo più importante al mondo, un museo di grande capacità attrattiva, un museo che ha una collezione che da sempre, insomma, quando si parla d'Egitto la gente si mette in fila, quindi questo ci rende in una posizione forte, non siamo dipendenti da nessuno. La vera sfida per i musei è riuscire ad evolversi, a stare al passo con i tempi e con le mutevoli aspettative dei suoi visitatori. Non è il momento di sedersi sugli arroli, anzi, l'attività deve continuare, deve proseguire e l'unico modo per cui sia una formula vincente è se il museo diventa un ente dinamico, vivo, e ponendo al centro la ricerca, avendo sempre nuovi contenuti da trasmettere, si può invogliare le persone a tornare nel museo. Il museo è formato dalle donne e degli uomini che ci lavorano, è un ente di ricerca e, come tutti gli enti di ricerca, ha sempre nuovi contenuti da trasmettere. Per quanto riguarda la cultura musicale, in Italia il Teatro La Scala rappresenta sicuramente un'icona, una vera e propria istituzione che rimane un modello da seguire anche grazie a strategie mirate. Il cuore innanzitutto è proprio quello, avere una programmazione importante di qualità e sicuramente poi facendo anche un'importante attività di comunicazione sia verso l'esterno che verso quelli che sono poi i propri partner, sia istituzionali pubblici che appunto privati. E queste strategie devono comprendere anche i giovani, che non vanno considerati solo come gli spettatori del futuro, ma anche del presente. Ma la Scala Under 30, che attraverso delle politiche di abbonamento, di prezzi, ma anche di accessibilità diretta, per esempio noi abbiamo un pass, il pass appunto Under 30, che con un costo di 10 euro permette di assistere praticamente alla gran parte delle prove degli spettacoli d'opera del balletto del teatro e quindi poter anche accedere e vivere a quello che è l'esperienza artistica con diversi livelli di accessibilità, sia appunto di proposte proprio commerciali che economiche. E a Verona, la Fondazione Arena, fino a qualche tempo fa in grave difficoltà, oggi sta provando a risollevare le sue sorti grazie ad un accurato piano di risanamento. All'Arena stiamo applicando, diciamo, i piani di risanamento. Direi che la gestione ordinaria sta andando secondo gli obiettivi che ci eravamo posti, quindi siamo abbastanza tranquilli sulla conduzione, diciamo, quotidiana dell'attività. Diciamo, noi abbiamo intanto con delle operazioni straordinarie messo in sicurezza i conti per l'immediato. Naturalmente in prospettiva bisognerà fare un lavoro di convincimento affinché, diciamo, tutte le forze economiche locali capiscano che partecipare in qualche modo economicamente alla vita dell'Arena significa non fare un investimento a fondo perduto ma generare ricchezza. Ma cultura è anche artigianato, tradizione, esperienza. E anche qui l'Italia vanta numerose eccellenze, a partire dal mondo agroalimentare e culinario. Ma diciamo che abbiamo riportato il cuoco al centro dell'attenzione, alla manualità e al sapere di questo lavoro, che non è solamente tecnica ma è anche sapienza. Poi alla base di tutto c'è la passione per quello che facciamo e da questo poi sviluppi sia la cultura che il business.
cibo e moda sono sicuramente le due eccellenze italiane conosciute e riconosciute in tutto il mondo, ma la cultura dell'artigianato anche nell'ambito della moda rischia di perdersi. Si sta perdendo un sapere che è dell'uomo, dell'artigiano, del lavorare a mano, e non c'è la disponibilità a mettersi in gioco. La cosa che vedo è che i giovani oggi dovrebbero avere più pazienza e non aspettare che tutto deve arrivare. Il ciclo si è concluso con un incontro dedicato a cultura, fede e turismo che si è svolto nella splendida cornice della Biblioteca Capitolare, occasione per fare un bilancio dell'iniziativa. Siamo molto contenti perché insomma certi concetti credo siamo riusciti a diffonderli e soprattutto abbiamo cercato di far capire che l'università ha una sua funzione specifica, che è quella appunto di aprire anche nel campo della, così, della divulgazione o della cultura divulgata strade nuove. Al termine delle messe d'aglia lectures, la risposta del quesito alla base del ciclo di incontri sembra ancora più scontata. Denaro e cultura sono un binomio assolutamente possibile.